È la prima volta che un presidente del Consiglio, non ancora nel pieno delle sue funzioni, decida ancora prima di incontrare autorità e non so, insomma, ovviamente altri rappresentanti di ricevere dei cittadini. Il premier incaricato Giuseppe Conte ha iniziato la sua attività istituzionale dai risparmiatori azzerati dopo appena un giorno dal conferimento dell'incarico. Il professore ordinario di diritto privato dell'Università di Firenze ha infatti inaugurato il suo ruolo istituzionale incontrando una delegazione di risparmiatori, tra cui anche quelli di Banca Etruria. Di sicuro è stato un incontro inatteso, visto che sono stata chiamata, che era mercoledì sera, mi hanno fatto sapere che Conte come prima cosa avrebbe voluto incontrare me e altri esponenti di risparmiatori traditi. Ho pensato anche che fosse uno scherzo, invece era tutto vero. Tra l'altro, la giornata di giovedì è stata abbastanza complicata, come possiamo immaginare, per il nuovo premier incaricato, eppure non ha voluto slittare questo incontro a cui lui ha detto teneva particolarmente. Nel corso dell'incontro Conte ha messo tra le priorità del nuovo governo quella del risarcimento dei risparmiatori truffati. Evidentemente, al di là del messaggio, al di là del messaggio simbolico, c'è anche la volontà veramente di far qualcosa, insomma, questo è quello che ci auguriamo. Abbiamo parlato appunto del problema delle quattro banche, anche delle venete. Lui ha sostenuto, ovviamente è stato ascoltato più che altro le nostre parole, ha sostenuto che occorre, come governo si impegnerà di sicuro per rimborsare chi era stato truffato. Ovviamente modalità e meccanismi non sono stati ovviamente ancora resi noti.